Stavolta vedremo come creare un effetto un po' particolare che mi è venuto in mente guardando un videoclip del gruppo musicale One Direction. Per capire di che cosa sto parlando, aprite il vostro browser, andate su YouTube e digitate One Direction You and I, che è il brano musicale al quale mi riferisco. Dopodiché posizionatevi più o meno all'istante 2 minuti e 50 secondi. Naturalmente per problemi di copyright ho tolto l'audio e vi faccio vedere di che cosa si tratta. Già si vede qui che questo personaggio ha praticamente la sua immagine un po' più avanti, come questo personaggio ce l'ha un po' più avanti. Vedrete che cammineranno in questo videoclip e si fonderanno con le loro immagini. Guardate, vedete, uno entra dentro, vedete, entra dentro, guardate questo che salta, ecco, e poi continua. Questo è un effetto abbastanza simpatico, non è affatto complicato, è sufficiente avere un vostro filmato qualunque, potete semplicemente camminare, come tra un po' vi farò vedere io. Oppure, saltare su una sedia, fare esercizi ginnici, quello che volete. Come di consueto ho creato una cartella che ho chiamato Flash perché più o meno mi ha ricordato anche l'effetto dei cartoni animati del cartone Flash, del supereroe Flash che mentre cammina lascia una scia, e ho semplicemente utilizzato un filmato che è stato realizzato posizionando lo smartphone su un cavalletto e io poi ho camminato davanti con estrema semplicità. Quindi è un filmato che dura pochissimi secondi e quindi vedremo di elaborarlo insieme per capire che cosa si può ottenere. Un esempio di quello che ho realizzato è appunto questo filmato che vedete, in cui mentre sto camminando a un certo punto la mia immagine si distacca e si dissolve. Vediamo di ripeterlo un attimo. Ecco qua, si stacca e poi diventa via via più chiara. Naturalmente nel progetto Lightworks che vedremo, questo l'ho fatto con più fotogrammi, ma non è nient'altro che una ripetizione. Ok? Quindi vedremo un attimo di fare questo effetto e vi assicuro che è estremamente semplice, richiede solo un po' di pazienza. Il progetto ovviamente è formato dal filmato che avete visto poco fa, che sta nella traccia inferiore, che ho chiamato filmato, e poi da 1, 2, 3, 4, 4 tracce. La quinta traccia serve semplicemente poi per farvi capire meglio come ho realizzato certe cose. Dopodiché ci saranno 4 immagini che verranno appunto via via inserite e poi sbiadite durante la camminata. Anzitutto ho posizionato dei marcatori che non sono questi marcatori dei rombi blu, ma sono i marcatori che costringono praticamente il cursore di Lightworks a posizionarsi in determinati istanti del filmato premendo questi tasti di avanti veloce e indietro veloce fino ai punti più significativi. Praticamente usando questi pulsanti, l'abbiamo già visto nei tutorial precedenti, Lightworks si posiziona rapidamente appunto sul precedente o sul successivo. Come vedete, li ho posizionati all'istante 2, all'istante 3, questo qua lo possiamo cancellare, all'istante 4 e così via. Come si fa a fissare questi? Ci si posiziona in un punto qualunque. Dopodiché bisogna premere il pulsante apice che si trova sulla tastiera italiana in corrispondenza del tasto in alto del punto interrogativo. Quindi ogni volta che premete questo tasto apice compare sulla timeline un punto di riferimento per Lightworks. Nell'esempio oggetto di questo tutorial, come vedete, ce ne sono parecchi e ne ho messi di più proprio per farvi capire come metterlo e come toglierlo. Per esempio, voglio togliere questi perché ho scoperto che sono inutili, quindi cosa faccio? Mi posiziono sul punto significativo, premo
premo il tasto apice e compare questa tabella. È una tabella che contiene tutti i punti significativi. Cliccando sui vari punti significativi, come vedete, il cursore si posiziona immediatamente. Quindi, anzi, facciamo così, vi faccio vedere che si può anche definire con un nome. Qua, per esempio, posso scrivere, vediamo un attimo, primo punto, il secondo punto, come vi ho detto, non serve, quindi metto un segno di spunta, dopodiché lo elimino. Ok, compare un messaggio di avvertimento, sì signore, lo voglio eliminare, infatti non lo elimina, non ho capito perché, comunque vedremo subito. Elimina, ecco, bisogna metterlo dopo. Ok, quindi ci posizioniamo quindi su tutti questi punti significativi e li cancelliamo. Quindi qua mettiamo questo che non mi serve, come ho detto prima, questo non mi serve, mi posiziono e quindi lo indico, eccetera, eccetera. Ok, quindi li cancelliamo, quelli inutili, ed ecco qua. Quindi perfetto, quindi adesso abbiamo soltanto l'ingresso della prima immagine, come vedete, l'ingresso della seconda immagine, l'ingresso della terza immagine, l'ingresso della quarta immagine. Vediamo quali sono gli errori che non bisogna commettere. Guardate attentamente sia la timeline sia il filmato elaborato. Io adesso avanzo fotogramma per fotogramma. Come vedete, l'immagine, quando arriva in corrispondenza del punto d'inizio, ingrandisco un po' così si vede meglio, ecco, quando arriva al punto di inizio viene sovrapposta al filmato che in fondo, vi compare la prima immagine, che è un'immagine, come tra breve vedremo, scontornata con sfondo trasparente, un'immagine PNG. Guardate, ecco, questa è l'immagine. Vedete che però il filmato sotto continua al di fuori di questo rettangolo. Il rettangolo non si vede bene, però c'è, poi dopo ve lo farò vedere. Questo è un errore che non bisogna commettere. La stessa cosa succede all'ingresso del secondo tratto. Avanzo anche qui fotogramma per fotogramma, vi faccio vedere lo stesso errore di prima. Praticamente esce, ecco qua, vedete, il filmato incomincia a uscire da un'area rettangolare che non è affatto quello che vogliamo vedere. Vediamo a che cosa è dovuto questo errore e come rimediare. Durante la visione del filmato originale, no? Praticamente io ho posizionato il cursore in corrispondenza di quei quattro punti significativi che vi ho fatto vedere ed ho estratto altrettanti fotogrammi. Come si fa a estrarre un fotogramma da Lightworks? L'abbiamo già visto nei tutorial precedenti, con il tasto Q maiuscolo, il Q di quadro. Quindi bisogna fare Shift Q, ogni volta che si fa Shift Q si cattura il frame, il fotogramma corrispondente a quell'esatto momento del filmato. Quindi ripetiamo, ne ho estratti uno all'inizio che ho chiamato A foto PNG, B foto PNG, C foto e D foto. Sono i quattro fotogrammi che parteciperanno a questo filmato un po' particolare, con questa scia del personaggio che cammina. Ecco, questa è la prima immagine che ho chiamato A foto, giusto per differenziarla da B foto, C foto, eccetera. Di questa foto io ho selezionato un'area e con le funzioni del programma grafico ho cancellato tutta la parte esterna rendendola trasparente. Eccola qui. Vedete? È proprio la stessa identica immagine, delle stesse dimensioni, solo che tutta la zona attorno è trasparente. In pratica che cosa succede? Questa immagine trasparente è un rettangolo che verrà sovrapposto, che è stato sovrapposto sulla prima traccia in alto di Lightworks e che quindi sovrasterà il filmato sottostante. Ecco perché il personaggio entra da questa parte, da sotto, ed esce dalla parte opposta. C'è tutto questo verde attorno che ci dà molto fastidio, ma rivediamolo un attimo.
Anzitutto guardate, questo è il progetto di Lightworks, come vedete il filmato è proprio in fondo, quindi tutto ciò che si metterà davanti nelle tracce successive coprirà ciò che sta sotto. Ovviamente facendo avanzare il filmato, quando arriva a trovare il primo fotogramma, che ovviamente ha lo sfondo trasparente perché è un PNG, lo coprirà, però coprirà tutta l'area che è stata generata, e siccome noi con il programma grafico abbiamo creato un'immagine rettangolare con sfondo trasparente, che è questa, tutto ciò che sta al di fuori di quest'area rettangolare verrà reso visibile, però ovviamente il personaggio che cammina sul filmato risentirà di questa sovrapposizione, diciamo così, anomala. Prima di continuare, io vi suggerisco di prendere appunti con molta precisione degli istanti in cui avete catturato i fotogrammi. Qui per semplicità ho posizionato il cursore al secondo 2, al secondo 4, al secondo 6 e al secondo 8. Come potete notare, questo è il secondo 2, vedete? Poi sono andato avanti fino a trovare il secondo 4, poi il secondo 6 e così via. Ognuno di questi, la durata di ognuno di questi fotogrammi l'ho fissata io arbitrariamente a 5 secondi. Infatti guardate, dura 2, 4, 1, 5. Ognuno di questi fotogrammi dura 5 secondi per dare appunto il tempo all'immagine di scomparire lentamente. Ovviamente quali effetti ho aggiunto? Anzitutto vediamo che nel primo tratto, siccome c'è soltanto il filmato, al filmato non ho aggiunto assolutamente alcun effetto perché non ce n'è assolutamente bisogno. Quando raggiunge, guardate qua, questa è la finestra degli effetti, quando raggiungerà appunto il primo fotogramma a cui è stato applicato un effetto, compariranno i parametri degli effetti applicati. Quali sono gli effetti? Gli effetti sono la dissolvenza e l'effetto DVE. DVE, come ormai sapete da tutti i tutorial precedenti, il DVE è necessario per costringere Lightworks a generare l'effetto trasparenza sul fotogramma, che è appunto, come voi sapete, quasi tutto quanto trasparente. La dissolvenza, guardiamo l'andamento, ecco, la dissolvenza invece serve per creare questo effetto un po' particolare, per cui all'improvviso compare la figura della scia e poi man mano che avanza l'intensità dell'immagine scompare un po' per volta fino a scomparire completamente alla fine del quinto secondo. Gli stessi identici effetti li ho applicati agli altri tre fotogrammi. Infatti guardate, qua compare la foto 2. Guardate, in questo istante, vedete, torniamo un attimo indietro, guardate, qui non c'è assolutamente nessun effetto, per cui la finestra degli effetti giustamente è vuota. Qui in verticale troviamo soltanto la prima immagine che contiene degli effetti, e infatti eccola qui. In questo istante ciò che Lightworks vede sono tre cose: sullo sfondo il solito filmato senza effetti, e qua la traccia foto 1 e la traccia foto 2, che contengono ognuno dei due, ognuna di loro contiene degli effetti, e infatti eccoli qua, vedete, c'è foto 1 e foto 2. Quando arriviamo in questo istante ce ne sono tre. Dopodiché ritornano a due, sulla verticale vedete ci sono soltanto due immagini dotate di effetti, qui ritornano di nuovo tre immagini dotate di effetti, poi due, poi una e poi il filmato finisce. Allora, come eliminare questo effetto del rettangolo che contiene un po' di prato e un po' di albero e costringere a Lightworks a considerare solo i contorni della figura umana? Quindi ripetiamo, di qui, questo è il fotogramma che ho estratto, dal fotogramma estratto ho prima individuato questo rettangolo e poi semplicemente, sempre da questa immagine, ho creato quest'altra. In pratica non ho fatto
fatto nient'altro che scontornare accuratamente i contorni dell'immagine. Andiamo infatti a vedere l'immagine, ovviamente è un po' sembra quasi sfocata, non dobbiamo dimenticare che che la foto originale è 1920x1080 in full HD, per cui è piuttosto grande, è piuttosto ha una dimensione piuttosto estesa e quindi non si possono attendere dei miracoli. Però a questo punto, ecco, questo è lo scontornamento che bisogna fare. Bisogna scontornare l'intera immagine, in questo modo quell'effetto fastidioso non verrà più avvertito. Ed ecco quindi la presenza di quest'altra fotografia che stava qua in fondo e che forse avrete notato e non era chiara la sua funzione. L'avevo già preparato questo tutorial, allora guardate un attimo, questa foto A1 TRASP è esattamente la stessa foto, ecco qua, si vede perfettamente il contorno, è la stessa identica foto di precedente A foto, guardate, questa è A foto e questo è A1 foto. In pratica io adesso non faccio niente altro che prendere questa, posizionarla qua e spostare questa per farvi vedere l'effetto che fa. Ora guardate, se io vado in questo istante avanzo fotogramma per fotogramma, anzi vediamo un attimo di ingrandirlo di più così si vede meglio, ecco qua, avanzo fotogramma per fotogramma e vedrete che adesso il personaggio da sotto, vedete, esce perfettamente dallo scontornato. Vedete, esce perfettamente dallo scontornato. Torno indietro, vi faccio vedere. Ecco, qua praticamente cammina, si fonde, guardate l'istante in cui entra. Scusate, ho commesso un piccolo errore. Ok, andiamo avanti fotogramma per fotogramma ed ecco che il personaggio esce fuori, perché qui ho... Ok, era tornato indietro questo qua e quindi dava fastidio. Ok, facciamolo avanzare fotogramma per fotogramma ed ecco che esce. Ora però non c'è l'effetto di solvenza, l'ho fatto apposta perché ho scoperto una cosa che mi ha fatto un po' impazzire, diciamo, come applicare l'effetto di solvenza. Allora, come voi sapete, se si vuole applicare un effetto bisogna anzitutto premere il pulsante effetti, dopodiché andare a cercare l'effetto. Di solito nei tutorial precedenti, ma anche in questo tutorial, io non facevo nient'altro che prendere un effetto, per esempio il DVE, e trascinarlo sulla zona che interessava. Pensavo di fare la stessa cosa anche con l'effetto di solvenza, cioè cliccando sull'effetto di solvenza e poi trascinandolo. Purtroppo non è la stessa cosa che non agendo sul pulsante aggiungi. Infatti guardate, se io voglio applicare l'effetto di solvenza a questa prima immagine, quindi alla prima traccia, io potrei fare così, lo applico qua sopra, però succede qualcosa di strano. In pratica, trascinando, l'effetto viene applicato, ma non viene applicato all'intera porzione di traccia che contiene la fotografia. Come vedete, si ferma qui. Ok? Invece a noi questo non interessa, noi vogliamo che venga applicata sull'intera zona relativa alla fotografia. Pertanto annulliamo e comportiamoci in modo diverso. Ovviamente, come avete notato, avevo messo i marcatori all'inizio dell'istante, cioè all'istante 2, e alla fine, cioè all'istante 7. Vedete, questo qua è l'istante 7, ok? Quindi ci posizioniamo all'inizio e con i pulsanti effetti, anziché prendere e trascinare, semplicemente facciamo aggiungi. Vedrete che qui comparirà l'altro quadratino che ci farà capire che appunto è stato applicato un nuovo effetto. Guardate, ecco qua il secondo quadratino. Ripeto, commetto l'errore di prima, quindi annullo, trascino. Ed ecco qua, vedete? Questo è l'effetto che non si voleva ottenere. Ok, quindi annulliamo un attimo e usiamo il pulsante aggiungi. A questo punto si tratta di manipolare la nostra dissolvenza. Qui però, per default, come vedete, Lightworks parte dal minimo
Vedete? E poi va verso il massimo, che è proprio quello che vogliamo ottenere. Vedete, parte dal minimo, quindi ripetiamo, parte dal minimo, cioè parte dalla massima intensità e poi man mano diminuisce l'intensità, per cui man mano che il personaggio si allontana, la figura scompare. Le altre, come vedete, le ho lasciate tale e quale, ma è abbastanza intuitivo capire che se voi fate lo stesso effetto del ritaglio, volevo dire dello scontornamento, cioè dall'immagine originale, anziché ritagliare soltanto un'area rettangolare che dà quegli effetti indesiderati che abbiamo visto, bisogna avere la pazienza di scontornare l'intera immagine. Tanto per essere più brevi, questa è l'ultima immagine che avete visto nel progetto Lightworks, da cui avevo scontornato soltanto l'area rettangolare. Ovviamente bisognerà avere la pazienza di andare, sull'immagine e con l'effetto di scontornamento cercare di creare. No? Adesso lo faccio con grande rapidità, però ovviamente più preciso il contorno, meglio sarà l'effetto. Sto andando proprio tanto tanto veloce, giusto per dare un'idea. Una volta che voi avete scontornato tutto, si può selezionare della inversione e quindi eliminare quella zona. A questo punto lo potete salvare e inserire nel vostro progetto.